Don Pino, la stazione è un luogo simbolo dove tutto è iniziato, ecco, e non si dovrà fermare. E non si fermerà. La stazione, si fermano i treni, ma non ci fermiamo noi. Ecco, okay. Biagio cosa ha lasciato? Anzi, fratel Biagio. Innanzitutto ringraziamo quelli della ferrovia che ci hanno donato le traverse per fare proprio la cassa per Biagio. Cosa ha lasciato Biagio? Biagio lascia una grande eredità, l'eredità che è proprio quella di vivere la fratellanza al di sopra di ogni cosa. Eccellenza, Palermo era legata davvero a quest'uomo? E beh, mi pare che si vede, certo. Certo, ed è un segno bello che sta dando anche Palermo in questo momento così significativo anche. E che resti sempre nella nostra coscienza quanto lui ci ha in fondo dimostrato che è possibile che si possa mettere la nostra vita al servizio anche della costruzione della città umana. Certo, lui era motivato dalla sua fede e questo non bisogna assolutamente dimenticarlo. È un uomo di Dio, un amico di Dio, e per questo è stato capace di essere amico degli uomini e soprattutto dei più fragili. Lui era un cristiano, come siamo tutti cristiani, e ha fatto sul serio con la sua vita. Non era prete, ma lui l'ha fatto proprio in virtù della sua fede, della sua coscienza di uomo che doveva mettere in pratica il Vangelo, quello che dovremmo fare tutti i cristiani, prete o laici, ma questo è quello che dovremmo fare tutti.